Krishnamurti, alla mente non è dato addentrarsi in ciò che è incognito. Come può l'incommensurabile essere colto da te e da me? Come può ciò che è fuori dal tempo essere scoperto da una creatura che è fatta di tempo? Come può una disciplina spirituale, per quanto la si pratichi diligentemente, condurci all'ignoto? Vi è un qualche mezzo per approvinquarsi a ciò che non ha né principio né fine? Può tale realtà essere afferrata nella rete dei nostri desideri? Ciò che noi possiamo catturare è soltanto la proiezione di quanto già conosciamo. L'ignoto, però, non può essere colto a partire dal noto. Ciò che ha un nome, di fatto, non è ineffabile e nominandolo noi non facciamo altro che ridestare dei riflessi condizionati. Tali riflessi, per nobili e belli che siano, non sono le risposte del reale. Noi reagiamo a degli stimoli, ma la realtà non offre stimoli. Essa è, si limita ad essere. La mente funziona muovendosi da ciò che è conosciuto a ciò che è altrettanto noto. In nessun modo ad essa è dato spingersi nella regione dell'incognito. Non possiamo pensare a qualcosa che non conosciamo. È impossibile. Il contenuto dei vostri pensieri proviene da ciò che già si conosce, ovvero dal passato. Può trattarsi del passato remoto o dell'attimo appena trascorso. Non cambia nulla. Quello che chiamiamo passato è pensato, plasmato e condizionato da molte influenze e si modifica secondo le circostanze e le sollecitazioni contingenti. Tuttavia, rimane sempre un processo temporale. Il pensiero può soltanto negare o asserire ciò che già conosce. Non può scoprire il nuovo. Il pensiero non è in grado di concepire ciò che non conosce. Ma quando il pensiero tace, allora può manifestarsi il nuovo. Nuovo che, peraltro, il pensiero immediatamente trasforma nel vecchio, nel già sperimentato. Il pensiero dà sempre forma a ciò con cui entra in contatto, modifica e riadatta i propri contenuti secondo schemi di esperienza pregressa. La funzione del pensiero è di comunicare, ma non di essere nello stato di sperimentazione. Quando la sperimentazione cessa, allora subentra il pensiero ordinario e la ridefinisce all'interno della categoria del conosciuto. Il pensiero ordinario, di fatto, non può penetrare nell'incognito, cosicché non può mai scoprire o sperimentare la realtà in sé. Forme di disciplina, di rinunzia, di ascetismo, i riti, le diverse forme di esercizio della virtù. Tutte queste cose, per nobili che siano, sono processi del pensiero ordinario e, come si è detto, il pensiero può soltanto operare in vista di un fine conosciuto, di un obiettivo ben determinato, ovvero di cose che si trovano sempre all'interno del perimetro di ciò che si conosce. Il conseguimento significa sicurezza, ovvero la certezza autoprotettiva del conosciuto. Cercare la sicurezza in ciò che è senza nome vuol dire, di fatto, negarla. La sicurezza che si può trovare risiede soltanto nella proiezione del passato, di ciò che è conosciuto, di cui si è già fatta esperienza. Per questa ragione occorre che la mente rimanga in uno stato di profondo e totale silenzio. Ma questo silenzio non si può ottenere mediante il sacrificio, la sublimazione delle passioni o la loro soppressione. Questo silenzio viene a galla quando la mente smette di cercare, quando la mente non è più presa nel processo del divenire. Questo silenzio non è cumulativo, non può essere creato attraverso la pratica. Questo silenzio deve essere così sconosciuto alla mente come ciò che è senza tempo, perché se la mente sperimenta il silenzio, allora vuol dire che in quel momento è presente lo sperimentatore, la cui mente è la somma delle esperienze passate, recante con sé la consapevolezza di un passato silenzio.
e dunque ciò che è sperimentato dallo sperimentatore è soltanto una ripetizione che si autoproietta. La mente, ripeto, non può mai sperimentare il nuovo. Per questo la mente deve starsene del tutto tranquilla. La mente può tacere solo quando non sperimenta, vale a dire quando non definisce o nomina, non registra e non accumula nella memoria. Questo dare un nome e registrare, catalogare, etichettare, eccetera, eccetera, è un processo continuo cui sono impegnati i differenti strati della coscienza, non soltanto la mente nella sua accezione più elevata. Tuttavia, quando la mente superficiale è inquiete, la mente più profonda può far sentire le sue intimazioni. Quando l'intera coscienza è muta e tranquilla, libera da ogni forma di divenire, quando essa è pura spontaneità, soltanto allora l'incommensurabile viene in essere. Attenzione, il desiderio di conservare tale forma di libertà dà continuità alla memoria del diveniente, e questo può tramutarsi in un ennesimo ostacolo allo stare nella realtà. La realtà non ha continuità. Si produce di momento in momento, sempre nuova, sempre recente. Ciò che ha continuità, ovvero è nel tempo, non può mai essere fonte di creatività. Ricapitolando, la mente superiore, la razionalità, è soltanto uno strumento di comunicazione. Non è in grado di misurare ciò che è incommensurabile. Della realtà non si deve parlare. Quando se ne parla, essa non è più realtà. In ciò consiste la meditazione. Un caro saluto ai miei ascoltatori e buone meditazioni estive. Thank you.